po' spompato perché abbiamo l'informazione, le televisioni, abbiamo la televisione danese che mi sta seguendo da stamattina alle 8, vogliono sapere tutto, chi sono, e mi diceva poi l'intervistatore, ma lei davvero è un comico? Io ho detto, io non so più cosa sono, sono un ex di qualsiasi cosa, ma una cosa l'ho capita, che se siamo in queste condizioni, se siamo in queste condizioni parlo nazionali, europee, mondiali, e specialmente italiane, queste condizioni, la responsabilità la possiamo avere qui davanti. Eccola qui, noi ce la prendiamo con la politica, ma senza un'informazione così, una politica così non ci sarebbe mai stata. Allora, non parlo di queste cose, non parlo dei presenti giornalisti, non parlo di voi che siete mandati a fare un lavoro, e capisce, è il lavoro per voi. Quando io vi dico, ma come cittadini, voi giornalisti, cosa pensate? Avete figli, pagate le tasse, avete fratelli e sorelle, un inceneritore potrà far morire anche tuo nipote, ma io non so, non mi interessa, è il mio lavoro. La parola lavoro è diventata una parola vergognosa su cui ripararsi sempre dietro, il lavoro, l'etica del lavoro oggi, come diceva Bertrand Russell, è la schiavitù, il lavoro oggi. Il lavoro è prendere appalti, dare il subappalto, del subappalto, del subappalto, e prendere un'impresa rumena. E questo è il lavoro. Quale tipo di lavoro? Gli americani 12 milioni di posti di lavoro. Qui il lavoro, come risolvi il problema del lavoro? Poi vai in Rumania, vai in Romania, il lavoro, vai dei subappalti, il lavoro sporco lo fanno gli ucraini, vai in Ucraina, il lavoro sporco lo fanno i georgiani, vai in Georgia, lo fanno i tagiki, vai in Tagikistan, lo fanno i Bangladesh, e vai in Bangladesh, sono gli ultimi, dicono, cazzo, non ci abbiamo più nessuno. Siamo dentro un debito, io sono qui per parlarvi di un inceneritore, che è un modo di fare economia vecchio di 20 anni fa, 30 anni fa. È un sistema che sta crollando, un sistema, e grazie al movimento che adesso è entrato in questo comune vengono fuori queste associazioni vergognose di politici, di queste multi-utility, questa IRE, dove si quota in borsa e dove i maggiori azionisti sono i comuni, hai capito? I comuni. E le parole, state attenti alle parole, perché comune non vuol più dire voi. Comune è un SPA con un amministratore delegato. Voi siete i cittadini che pagate i disastri del comune SPA. Ma come fa a esistere una società quotata in borsa dove l'azionista è azionista e anche cliente? Quando perde il comune di Parma, perde come azionista, aumenta le tariffe ai cittadini. E la Consob non dice niente, io mi devo calmare, non devo gridare, devo stare buono. Viene un infarto. Come si fa? Sono società, ci siamo 5 comuni, ci sono anch'io, Genova, Torino, Piacenza, Reggio e Parma. Parma è l'unico comune che non è più in mano al PD. In borsa non si è quotato l'IRE, in borsa si è quotato il Partito Democratico. Andate a vedere nei CDA chi c'è, tutta gente da 100, 200, 50 mila euro all'anno, 100 mila euro all'anno. E noi ci vogliono infagottare con questa informazione vergognosa, con i festini del PDL, oppure con l'USI, sono briciole. A confronto cosa si mangiano queste persone? La IREN ha 3 miliardi di deficit, 3 miliardi, se fosse un'impresa privata sarebbe già fallita. Perché ha 3 miliardi di fatturato e 3 miliardi di perdita. Bravo! Casa di Giovanni! Dammi l'acqua! Chi mi ha preso l'acqua? Maledetto Pizzarotti! Se Pizzarotti poi facciamo i conti, te, noi no. Facciamo i conti, sai. Perché altro che... Versami un po' d'acqua. Altro che... 3 mesi di consiglio comunale hanno speso 86 euro, sono troppi, io vengo da Genova, dove hai messo 5-10 euro, te li sei rubati. Allora, glielo menano a lui, la Gazzetta in mano ai piccoli imprenditori locali, glielo menano a lui, glielo menano che lui ha tolto il 10% di stipendio, si è levato la macchina, ha aperto il comune ai cittadini, ha tolto
fatto quella schifezza di SRL nel vostro teatro Reggio, che costava migliaia di euro e reclutava musicisti in Romania e in Polonia. Ma stiamo scherzando, se la prendono con lui, 86 euro in tre mesi hanno speso. E nessuno di queste merde di giornalisti va a chiedersi chi ha rubato 1 miliardo di euro a Parma. 1 miliardo di euro è sparito da questa città. Io lo stronzo, tu cosa fai? Che lavori fai? Che lavoro? Allora fai il fotografo, vai a fotografare le facce da culo dei politici, non fai. Vai. Bene. Io non so più che cosa dirvi, ho capito, qui succederà una cosa, abbiamo contro un sistema di banche, di Confindustria, di gente che va a debito col project financing. Loro che cosa fanno? Vi gestiscono l'acqua. Si garantiscono un certo quantitativo di litri da gestire, 1000 litri, se tu non gli dai 1000 litri perché noi consumiamo meno acqua, c'è crisi, loro il mancato guadagno lo spalmano sulle prossime bollette dell'acqua. Fai un'autostrada, devono esserci 1000 pedaggi, se ne sono 500 gli dai la facoltà di aumentare i pedaggi agli altri 500, fai un inceneritore. Allora noi portiamo fuori i documenti, sono una cosa incredibile, incredibili i documenti che escono. Società indebitate, l'IRE è indebitata, va a Torino, PD, va a Torino. E che cosa fa Torino? Deve 267 milioni di euro in bollette elettriche all'IRE per non farlo fallire, perché il comune di Torino è il comune più indebitato d'Italia. Per non farlo fallire non chiede, non dice ridami, mi devi 267 milioni, no! IRE con 3 miliardi di debito gli compra un inceneritore. La salva il comune dal fallimento, si salvano i comuni uno con l'altro sul culo e sul portafoglio dei cittadini di questi comuni. Ma l'inceneritore non è solo l'inceneritore, andrà a finire male qua, lo so, abbiamo contro tutti i poteri forti, banche, industriali, poi sono quelli che fanno l'inceneritore, sono anche quelli che vengono a raccogliere l'immondizia, se decidono di non raccoglierla più vi trasformeranno Parma come Napoli e daranno la colpa al Movimento 5 Stelle, avete visto? Eppure c'è l'alternativa, c'è l'alternativa! Qual è? L'abbiamo fatto! La differenziata spinta porta a porta, i centri di smistamento delle materie prime e secondarie, poi sta al vostro comportamento da adesso, se non volete l'inceneritore cominciate a fare la spesa in un altro modo. Un altro modo, primo, secondo imballaggio, lasciateli lì, non comprate useggetta, non fate immondizia, cominciate da lì, bisogna produrre le cose in un altro modo, noi tasseremo chi fa l'useggetta e vi tasseremo chi fa invece i prodotti alla spina, per esempio, con le tasse puoi spostare, ma è una battaglia incredibile se non ci date una mano tutti, ognuno di voi, ognuno di voi. Bene. L'inceneritore è un modo di vedere l'economia che è finito. L'inceneritore è produrre energia, ne produciamo 3 volte il fabbisogno italiano, perdono energia per scaldare una casa che ne disperde la metà. Vi sembra una cosa normale? Fare cose che non servono, bruciare, fare energia per rifare cose che non servono, per ridare energia per fare cose che non servono. È finito questo sistema, non funziona più, le controindicazioni sono economiche, non sta in piedi. L'Unione Europea ha detto che dopo il 2020 non si può più bruciare nulla. Questa IRE mette su un inceneritore e si è messo il suo guadagnino già e brucerà i rifiuti a 167 euro la tonnellata, quasi il doppio di tutti gli altri inceneritori. E poi vi dicono che risparmierete sulla bolletta, le risparmiare sulla tassa sui rifiuti significa fare meno rifiuti, paghi di meno, fare più rifiuti, paghi di più. Allora fare una raccolta differenziata porta a porta significa elevarsi un attimo. La dividi, farai un piccolo sacrificio, ma dai posti di lavoro e guadagniamo quei rifiuti, l'abbiamo fatto noi a Cesena, 200.000 persone, quanti siete voi qua?
200.000, abbiamo fatto due giorni con 200.000 persone, abbiamo fatto decine e decine di tonnellate di rifiuti, li abbiamo separati privatamente. Poi abbiamo chiamato un imprenditore di Treviso, Venelago, è venuto con i suoi camion, si è caricato 50 tonnellate di immondizia, ce l'ha pagata 7.000 euro, se l'è portata nel suo centro di riciclo e ha fatto guadagnare 60 piccole imprese. E non è andato nulla in discarica, nulla in inceneritore. Sono cose di... quando ti dicono Vienna, qua la Spagna, sono nei centri delle città, sono inceneritori piccoli, fatti 20 anni fa, quando non c'erano i microscopi a scansione ambientale, gli ESEM sono microscopi che scansionano una particella a un miliardesimo di metro, non c'erano. Adesso possiamo vedere cosa esce da un inceneritore. Anche se tu blocchi le PM10, le particelle grosse, quelle piccolissime escono. È sulla nostra pelle che fanno queste cose qui. Avete il dovere e dovete avere il coraggio di affrontare insieme a loro questa battaglia per Parma. Ognuno si gioca qualcosa. Io mi sono giocato la mia attività di comico e lo faccio volentierissimo se devo aiutare gli altri. Fate qualcosa anche voi. Il lavoro dovrebbe essere così, il lavoro. Io sono ricco, potevo battermi nei coglioni, me ne stavo nella mia villa col cancello elettrico, poi ho 6 figli, 2 in Australia, potevo stare a vedere così. E allora io mi faccio pagare per le tournée e lo stesso lavoro lo faccio per gli altri, un po' pagato e un po' no. E ognuno di voi deve fare così, un po' venire pagato e un po' no. Dobbiamo creare una rete di emergenza. Una rete di emergenza, questa categoria politica è già spazzata via dalla storia. Ecco perché ce l'abbiamo tutti contro, leggete delle cose penose sulla mia vita, sulla mia famiglia, sui miei figli. E anche se rischio qualcosa, lo faccio ben volentieri. E allora chi c'è dietro? Grillo, i poteri forti, Casaleggio, la JP Morgan, i poteri forti. Chi c'è? Chi c'è? Dietro di me, ci sono io dietro di me, dietro Casaleggio c'è Casaleggio, che è un SRL che fattura, ormai è in perdita di 20.000 euro all'anno, ci siamo giocati anche lui che non aveva un'impresa sempre in attivo, ci giochiamo, ci facciamo i nostri nemici, ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Dietro di me ci sono io, ma questa gente non può capire, perché il DNA non ce l'ha. Non può capire che uno può fare anche una cosa senza avere un ritorno economico. Non riescono a capire. La mettiamo tutta. Adesso stiamo prendendo accordi con i migliori avvocati, in amministrativo, in penale, in civile, in diritti contrattuali. Prendiamo gli avvocati, è una guerra senza limiti questa. Pensate che l'IREN ha denunciato il comune di Parma. Io vorrei sapere la Consob cosa dice. Non è mai successo nella storia della borsa italiana che una società quotata in borsa denunci un azionista. Ma è pazzesco! E perché ha denunciato Parma? Perché ha denunciato Parma e solo Parma? Perché a Parma c'è il Movimento 5 Stelle! Dicono che io sia volgare, che grido, no, a volte sbaglio, io mi scuso se posso ledere la cultura o il senso civico delle persone, intanto mi scappa una parolaccia, io che dico le parolacce, noi che abbiamo fatto i videi, abbiamo detto delle cose normali. Noi siamo un movimento di incensurati che adesso non dicono di non prendere soldi. Noi l'abbiamo detto, l'abbiamo fatto. Il movimento gli toccavano 1.700.000 euro per le regionali di rimborsi elettorali. Li abbiamo lasciati lì. I nostri consiglieri e assessori all'Emilia Romagna e al Piemonte si sono ridotti lo stipendio a 2.500 euro. L'abbiamo già fatto. Ma non vuole neanche approfittare per questa situazione del PDL, del PD, di Lusi, dei maiali, dei bunga bunga, si affittano da soli. Se noi, ripeto, non avessimo un'informazione così,
saremo un popolo, perché quando tu fai una cazzata, vai a fare una cazzata, vai a mettermi vestito da nazista sulla prima pagina di un giornale, in un giornale inglese, a vedere cosa succede. Vai a vedere, hanno preso delle intercettazioni telefoniche, hanno pubblicato le intercettazioni in un giornale, hanno preso Mardo, il più grande editore del mondo, l'hanno processato, hanno chiuso il giornale e arrestato l'amministratore delegato. Ma stiamo scherzando. Invece qui vanno alla radio ufficiale di Sole 24 Ore, questi giornali, che prendono rimborsi elettorali con le mie e con le tue tasse. 22 milioni Sole 24 Ore all'anno, e poi mandano uno alla sua radio a dire che io prendevo il nero nel 1996, ho fatto una serata alla CGIL e ho preso 20 milioni in nero. Meno male che io sono di Genova, non butto via niente, avevo la fattura, avevo la fattura, e l'ho smentita, l'avete letta da qualche parte. Questo qui che l'ha detta si è scusato, ha detto mi scuso, è stato un errore così, fatto in buona fede, ma non è colpa sua, lui è uno scemo, la colpa è di chi gli dà voce in una radio che fa 1 milione di ascoltatori, la colpa è il media che trasmette il messaggio, non il messaggio. Ma non voglio che te l'assumi, io mi assumo le mie responsabilità. Ma non voglio più sentire cose che mi hanno detto, che ricevono telefonate minatorie di questi ragazzi, perché voi fate finta di niente. Questa lista che è stata fatta l'avete votata voi, sono cittadini come voi, che stanno penando e hanno anche paura, ma tireranno fuori il pelo, prima o poi tireranno fuori il pelo e gli spulceremo qualsiasi articolo dei loro contratti, andremo a vedere le piccole postine. Andremo a vedere perché il 3 di ottobre, adesso il 3 di ottobre, non si farà l'asta per i rifiuti, perché dovranno il 3 ottobre fare l'asta di rifiuti, a vedere che cosa si inventerà la regione per non farla. È un sistema, l'inceneritore fa parte di questo sistema, è un sistema del debito. Quando mi dicono grilla contro l'euro, cazzo. Arriva Schulz, quello che Berlusconi ha detto che è un capo, Schulz, no? Arriva in Italia, la prima cosa che dice, questi populisti come il Movimento 5 Stelle, come Grillo, dice testualmente non attua la democrazia tradizionale. Cosa vuol dire democrazia tradizionale? Che cos'è la parola tradizionale? Noi vogliamo fare la democrazia, senza aggettivi né prima né dopo. Io non voglio uscire dall'euro, non l'ho mai detto di uscire dall'euro. Io voglio che ci sia uno strumento in Italia in mano ai cittadini, come un referendum propositivo senza quorum, che decidano gli italiani se stare dentro l'euro o fuori. Se decideranno che stiamo dentro, io starò dentro. Non si può, devi andare in Parlamento. E a me non interessa il 10, il 15 con Michitti a lei, non è un problema di sostituire una classe politica con un'altra, non me ne frega nulla, questo è un movimento di civiltà, di cambiare l'economia, di avere un pensiero diverso che non sia il PIL, la crescita, il cemento, scava una buca, riempi una buca a debito. Siamo dentro un meccanismo che è diabolico, è la sublimazione del debito, è la sublimazione. Noi siamo falliti l'anno scorso, siamo falliti, tutti i parametri erano il fallimento. Non siamo falliti perché? Perché metà del nostro debito era in mano alle banche francesi e alle banche tedesche. Se fallivamo noi ci portavamo dietro la Francia e la Germania, quindi tutta l'Europa. Ecco perché hanno mandato Monti, l'esorcista al contrario. Rigor Monti è qua per fare una cosa sola. Fa recuperare i crediti alla Francia e alla Germania. Allora vi dico com'è successo, è semplice, ma questi mezzi di informazione non vi diranno mai nulla. Vi dico, è semplice, non sono un chiaroveggente, mi informo. È successo che i francesi comprano 511 miliardi, un terzo del nostro debito,
E se compri il debito di una persona, di un paese, diventi proprietario della persona e del paese. In cambio vorrai qualcosa. E allora noi con Sarkozy, Berlusconi e tutti gli altri governi li abbiamo concesso ai francesi, in cambio di 510 miliardi, gli abbiamo concesso di fare 6 centrali nucleari in Italia. Allora, di far gestire la nostra acqua alle loro multinazionali, Veolia e Suez. Però succede tutto così in fretta, succede che c'è Fukushima e quindi il nucleare non si fa più, succede che facciamo un referendum sull'acqua per dire no all'acqua privatizzata, 27 milioni di italiani dicono no, quale multinazionale viene a gestire l'acqua dove il popolo dice di no? In più gli abbiamo dato l'agroalimentare ai francesi, stiamo svendendo la nostra luce del futuro, il cibo, la grande distribuzione, l'agroalimentare, le centrali del latte ai francesi, ecco perché vogliono fare il buco in Val di Susa, a portare i loro camion per riferire i prodotti francesi, la grande distribuzione in Italia, ecco perché. E allora sfumate le centrali, sfumate il fatto di privatizzare l'acqua. I francesi dicono adesso cosa facciamo? Mandano Monti e Monti organizza questo circuito, la BCE manda 1000 miliardi alle banche, di cui centinaia di miliardi arrivano alle nostre banche, non danno un centesimo alla piccola e media imprese, non possono, sono anche virtuali, prendono questi soldi, entrano nelle banche e con questi soldi andiamo a ricomprarci il debito in mano ai francesi e in mano ai tedeschi. Lo capite sì o no? Hanno accelerato adesso la velocità, la banca centrale accelera la velocità e loro in 6 mesi si sono recuperati il loro credito. Quando i francesi, i tedeschi, i cinesi, gli inglesi hanno recuperato i soldi che hanno speso nei nostri bond, noi possiamo andare a fanculo perché non siamo più niente per loro. E allora possiamo fallire, ma c'è una cosa che mi è sfuggita, c'è una piccola particolare, che noi ricompriamo i nostri BOT e CCT non al prezzo attuale, perché il prezzo attuale della nostra economia è diminuita del 30%, glieli ricompriamo al prezzo che l'hanno pagato loro. Quindi con questo circuito che cosa succede? Compriamo il nostro debito e mentre compriamo questa cosa qua il nostro debito aumenta. Aumenta e alla fine dell'anno toccherà quasi 2000 miliardi e dovremo pagare interessi per 100 miliardi di euro. Puoi fare tutte le manovre, devi strozzare la gente, impiccarla, devi svenderti scuola, sanità, devi svenderti qualsiasi servizio che i nostri nonni ci hanno fatto battaglie per 100 anni per pagare un calcio di debito a una banca straniera. Cosa si fa? Tutte le televisioni, quello là mi dice il rosso lì di cosa, come si fa Grillo? Ma si fa la protesta e fai una proposta, sfasciate un paese e siete in televisione lì a dire come dovremmo fare, l'hanno sfasciata loro, il paese l'ho sfasciato io, l'ho sfasciato tu, il debito, chi cazzo l'ha fatto il debito di 1000 miliardi in 10 anni? L'ho fatto io, l'avete fatto voi? Allora, il discorso è che come si fa? Bene, ci sono dei segnali, non sono paragonabili a una nazione come l'Italia, ma l'Ecuador, un piccolo Stato strozzato dal Fondo Monetario, con un presidente di 44 anni, Correa, laureato ad Harvard. E che cosa dice il presidente dell'Ecuador? Cosa dice? Va in Parlamento e dice questo debito è immorale perché ci sta strangolando, non lo paghiamo più e non la paghiamo. Cosa è successo? Cazzo è successo lì di Dio? Il Fondo Monetario, fuori dall'ONU, embargo di cibo, energia, embargo. L'Ecuador si trova isolato? No, non si trova isolato, perché ha il Sud America. E allora il Venezuela ha detto, ti tolgono il petrolio, te lo do io gratis, petrolio e gas per 10 anni.
l'Argentina non ti tolgono la carne, ti do la carne di prima scelta per te e al tuo popolo per 10 anni gratis. Beh, il Brasile ha detto hai bisogno di insalata, frutta, verdura, te la do io per 10 anni. La Bolivia ha detto vuoi un po' di soldi, con la coca ne facciamo quanti ne vogliamo, e gli ha dato 5 miliardi di dollari a costo zero. Succede una cosa molto interessante, che il Fondo Monetario fa la denuncia, Correa va col suo avvocato e dice noi non paghiamo il debito perché è immorale, facciamo esattamente come avete fatto voi Stati Uniti quando siete entrati in Iraq, che avete visto che c'era un debito di 150 miliardi di dollari, è entrato un vostro governo e il vostro governo ha detto questo debito non lo paghiamo perché è immorale e non l'avete pagato, noi facciamo altrettanto le cose che avete già fatto voi. Ha vinto la causa Correa! La Kirchner, non ci sono episodi, è che non conosciamo niente! L'Argentina ha patito la fame vera per 10 anni! L'Argentina si è tirata su! Adesso è solvibile! Investono in Argentina, il PIL al 7-8%! Se investi ti ridanno i soldi, chi ha i bond argentini adesso li riprende tutti! Ma non hanno svenduto la scuola, la sanità, hanno nazionalizzato il petrolio, l'energia e hanno nazionalizzato le banche. E hanno investito in piccola e media impresa, in tecnologia e innovazione. E non più di un mese fa il presidente dell'Argentina, la signora Kirchner, è andata a Manhattan davanti al Fondo Monetario con un assegno largo 1 metro e lungo 2, con scritto 12 miliardi di euro, e gliel'ha buttati in faccia 16 mesi prima della scadenza. Non ne faccio paura. Ecco perché Assange è dentro il consolato dell'Ecuador. Perché sia l'Argentina che Correa usano i file che sono venuti fuori, dati da Wikileaks, i file della rete, hanno le registrazioni telefoniche delle ambasciate del Fondo Monetario verso il Sud America, questa Europa che si crede ancora il faro dell'umanità e della cultura del mondo, e le telefonate erano l'Argentina sta facendo troppo, bisogna fargli calare il debito, le materie dobbiamo andarcela a prendere, quel governo lì non va bene, erano queste le telefonate di questa cazzo di Europa che si crede ancora imperialista dell'Ottocento, come se non esistesse l'Europa non esisterebbe il mondo, non è vero, il mondo esiste, se esisterà sempre di più anche senza l'Europa. E oggi chi tira è la Russia, il Brasile, è il Messico, chi tira oggi è la Turchia, i mercati andranno lì. Va bene, per dirvi che c'è un'informazione che a noi non ci arriva, quindi io, state vicini, abbiamo bisogno della vostra presenza, hanno bisogno della vostra presenza fisica, hanno bisogno che voi prendiate delle iniziative sui rifiuti, come fate la spesa. Signori, perché se fallisce l'IREN, che sta fallendo e fallirà prima o poi, perché con questi inghippi io non lo so come se la caveranno con i libri contabili, se fallisce per 3 miliardi ce li dividiamo noi con i comuni e ci addebiteranno ancora 400 milioni a Parma, 400 milioni a Torino, 400 milioni di euro a Genova, a Reggio Emilia e a Piacenza, ce li dividiamo noi le nefandezze che fanno questa gente. Basta i servizi dell'acqua, i servizi essenziali alla vita della gente, li gestisce il comune direttamente, senza passare da società quotate in borsa, basta! Io vi abbraccio, vi saluto, alzalo, alzalo, Gaira, 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 ciao amici. Grazie. Cedo la parola. C'è un aneddoto di Calvino bellissimo. Che il mondo di ladri, il nostro,
Era un mono che viveva benissimo di là, li rubavano tutti, uno usciva di casa, andava a rubare in casa di uno e mentre rubava in casa di uno li rubavano in casa. Funzionava il sistema, funzionava, rubavi una cosa, te ne trovavi una di meno in casa ma ne avevi una in più perché l'avevi rubata. Finché un giorno, in questa delizia del rubamento di tutti, un giorno si alzò uno che disse: oggi non voglio più rubare niente a nessuno. Si è alzato e è rimasto in casa e ha rotto tutta la scaletta. È nato l'onesto. Ecco, è in una regione così, con un comune così, è arrivato una persona onesta